Esatto. No, no, ma estrema saggezza, lasciando stare i polli di batteria, credo di aver capito che cosa ti riferivi. Certo, ma... agli ormoni, queste diavolerie di chimiche, per non andare molto lontano. Dicevo, scusa, un attimo, questo punto che mi forse merita. Sì, per non andare molto lontano, una volta abbiamo visto la Cecoslovacchia a rendere le cose più facili. Guarda che bella. E questo? E poi è discesa a rete contro. Sono stati i dollari della televisione americana che hanno convinto gli inglesi a far giocare la finale di Wimbledon la domenica. Sarò cinico io. Se mai avuto servizio nella sua carriera, ha fatto troppi movimenti, ormai non sa più cosa fare quando va. Invece 30 pari. Ha una grande qualità, sta dentro il campo. Piccola Martina. Poi come si è salvata anche adesso in allungo, Ha rallentato. Hai visto? Hai visto? Molto bene. Gabriella con il dritto. Game 17. Va male di dritto la Inghis ed è che benissimo. Sì, sì. Poi naturalmente si regola secondo convenienza. Però la carne è debole. E la sua è debolissima. Categoria decisamente superiore quando la palla va, insomma, troppo per i suoi mezzi atletici, ha subito anche dei punteggi pesanti la piccola Inghis. Bel punto questo. Ti tira talmente piano che alle volte la palla non va di là proprio perché le manca la forza. E adesso tu sai che è un paradosso, che può descrivere bene la situazione, ma mi sembra un po' esagerato. Mamma mia, fa tutto sto movimento, tutto questo lavoro, poverino. Riesce questo, è andata nell'istante ideale. 0-40. Tentativo di rallentamento per poi piazzare il colpo d'attacco. Corre benissimo comunque. Perché sennò la gente che viene crede di vedere, poi viene. Dice c'ero, io c'ero. Sì, però. Ma viene ingannata però. Viene ingannata perché non vede giocare. Già vediamo noi proprio. Dobbiamo intuire che un po' un minimo di abitudine. Ce l'abbiamo. Stavolta saggiamente. Senso del tempo. Molto semplice. Te ricorda un po' la Evertrino o no? Questa ragazzina qua. Ma per il modo con cui si muove, la grazia, se, l'equilibrio. Quello sì, mi pare che abbia la tendenza a muovere un po' di più il gioco. Cioè a 14 anni Chris Evert non la muovevi dalla riga di fondo neanche con le cannonate. Sì. Poi ovviamente con l'esperienza ha imparato, eccetera, eccetera. E tieni conto che sono passati 20 anni. Sì, certo. Quindi il gioco o nel nuoto. Hai visto con che rapidità andrà grande.
30. Bene tutte e due, scambio feroce, sì. Rallentamento, sì. Volo della Hingis, però non dovrebbe soffrirlo, soprattutto sul rovescio. Gabriela capace di tagliare la palla. Alla fine sbaglia zero a suo favore con un break nei confronti di Haddad, colombiano Mauricio Haddad. Anzio, tenta spesso dei rallentamenti. E sì, un po' ingenua nel cercare la porta, sì. Nel cercare. Bellissimo questo attacco. Bello la conclusione, l'attacco. E ripete la Hingis invece quei rallentamenti che ha cominciato da un paio di game. Guarda come fa muovere Gabriele. Forse un po'. Chiude con il dritto questo duro scambio. 40-30. Okay. 4-3 a 0. Eila. No, è riga, Gabriela. Guarda come apre le braccia, Gabriela. Di Martina, perché, insomma, per tanti anni sono stato. Martina è stata. Come Rosis, Martinez e Martina. Ma. Imprendibile, molto comandato lei lo scambio. Guardalo, tracciato. Poi Gabriella era riuscita a prendere lei l'iniziativa, guarda come l'ha lasciata lì.
Ace di Gabriela. È fuori il dritto di Martina Hingis, 1:10. 6-2, 6-4 il punteggio. Gabriela Sabatini si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la vincitrice dell'incontro in programma nella sessione serale tra Arancia Sanchez e Mary Jo Fernandez. Hai visto il saluto un po' materno di Gabriela alla sua avversaria, con la mano sulla spalla? Gabriela è molto carina, guarda che è anche stata l'unica nella vicenda.